Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi ragazzi parlerò del farsi il famoso mazzo per realizzarsi nella vita. Qualcuno mi ha scritto: dottore, cosa pensa su chi afferma che farsi il mazzo, farsi il culo, il cosiddetto culo, no? Volgarmente parlando, porta a realizzarsi, a realizzare i propri sogni, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, io ci ho riflettuto. Il mazzo serve, il famoso mazzo che equivale a sacrificio, però se tu non convinci il tuo subconsciente, tu non riuscirai mai a dire montagna spostati, perché la montagna non si sposterà mai e poi mai. La prova del 9, dopo lunga riflessione su questo concetto, è che l'equazione farsi il mazzo, farsi il culo uguale successo garantito 100% anche dopo 10, 15, 20 anni, la prova del 9 è che il mondo è pieno di gente che si fa il mazzo, artigiani compresi, piccoli imprenditori compresi, da più di 10, 20, 30, 40 anni, eppure rimangono sempre al palo dell'esistenza oppure della frustrazione. Sono frustrati perché non riescono a capire il perché non riescono a realizzarsi. Allora va bene investire su se stessi, va bene insistere, farsi il mazzo, farsi il culo, farsi quello che vuoi, però a patto che tu pulisca e convinca e rieduchi il tuo subconsciente, il tuo pilota automatico ad immaginare, assorbire, credere fermamente in questo sogno. Perché faccio un esempio: se tu ti fai il mazzo con la volontà, ti costringi, continui a fare 15-20 ore al giorno di lavoro, magari perché credi in qualcosa come attività, e poi una vocina più forte di te, della tua volontà, del tuo sacrificio, del tuo farti il mazzo, del tuo farti il culo, ti suggerisce, ti sussurra nell'orecchio inconscio: ma dove ti portano? Ma chi credi di essere? Ma dove vai? Ma non è per te, perché erano le famose frasi, parole di papà, di mamma, di qualcuno quando eri bambino che ti proferiva nelle orecchie, quando si arrabbiava, eccetera, eccetera. Bene, se tu non cambi quelle immagini, tu non potrai mai dire montagna spostati, perché la montagna non si sposterà. La prova del 9, ragazzi, se ci riflettete, la maggior parte delle persone non si realizza nella vita, eppure se li osservi sono da signori. Io conosco gente che ha 70 anni, 60 anni, 50 anni, 40, 80 anni, che anche nelle attività ci ha dato sotto, scrittori che non sono riusciti mai ad affermarsi, eppure ci hanno dato sotto in tutti i sensi, hanno speso una barca di soldi, imprenditori, artigiani. Il mondo è pieno, mi piace ripeterlo, di artigiani che sanno fare il mobile più bello del mondo, che hanno lavorato 20, 30, 40 anni con passione, ci hanno creduto, si sono fatti il famoso mazzo, eppure non si sono mai realizzati. Poi vedi quell'imprenditore o quella persona che nell'ambito delle attività, perché in questo momento sto parlando di attività, ma si può traslare in qualsiasi modo di pensare, come anche realizzarsi dal punto di vista esistenziale, essere felici, che praticamente sì, si sono impegnati. Nessuno dice che non ti debba impegnare, che non ti devi impegnare, ti devi sempre fare il mazzo, almeno agli inizi, eccetera, eccetera, però che dalla sera alla mattina, tra virgolette, sempre sera alla mattina, hanno cambiato la loro vita, perché hanno cambiato il loro mindset, la loro mentalità, da mentalità perdente è diventata mentalità vincente. Il loro pilota automatico, il loro subconsciente ha iniziato a portare a galla, a far emergere la parte vincente, realizzativa, realizzatrice del proprio carattere, piuttosto che quella parte che perdente, quella parte che è sfiduciata, quella parte che non credeva di poter realizzare il proprio sogno. E la storia è piena, ragazzi, di casi del genere. Quindi, riassumendo, per non portarla per le lunghe, va bene farsi il mazzo, ma nell'equilibrio. Tu devi farti il mazzo.